Quando c'è la whitelist negata, lo sposto e gli chiedo. Aspetta, fa vedere. Ma uno con sta foto che... Questi sono quelli... O i pelati o questi le droppano. Questo sulla foto c'è scritto tango 1, tango 2. No, io vedo uno senza sopracciglia. Col PG Basic, ma solo con i rasta rosa. Tu immaginati se adesso entri e accetti la webcam ed è esattamente così. Rido. Aspetta, spostiamo biondo, aspetta. Biondo, ci senti? Sì, voglio Bionda? sentire. Pronto, mi sentite? Mi Sì, ecco, sentite? sì, ti Ok, sentiamo, dici. io sono qui per la whitelist che mi è stata negata. Un Così per adesso bel rimane. po' di tempo fa. È così, Cosa? è così ancora rimarre per un altro po'. Ancora per un po'. Sì, meglio di sì ancora. Non volete fare niente, io sto No. cercando di. Momentaneamente è Potete fare niente voi. impossibile, momentaneamente. Tra un po' di tempo vediamo un po'. Niente, perché cioè, comunque c'è degli amici che mi stanno aspettando da Lo so, ma momentaneamente non... No, anni, non riuscite a fare niente. per ora no. Niente, vabbè, arrivederci, Ciao grazie. biondo, ciao. Ciao ciao. Aspetta, fammela rimettere. Ah sì, l'ho scritto, già l'ho Già l'hai scritto. fatto? Sì. Ok. Eh no, raga, ancora un po' presto. Un po' picco, un po' picco. Allora, tra qualche anno, momentaneamente 3-4 anni. Ah, c'è gente che fa dei grossi cambi, eh. Allora, sentite, una volta vi racconto questa. Circa un paio di mesi fa, mentre facevo una whitelist, mi arriva uno con voce abbastanza giovanile e io nego la whitelist ovviamente per voce bianca. Mi ritorna dopo 3 giorni. Mi scrive in privato e mi scrive: Fra, mi è cambiata la voce dopo 3 giorni. Io lo sposto, entra e dalla voce sembrava MacGyver. Ok? Si era messo il clownfish in background con sua voce tipo un mix tra MacGyver e Ignazio La Russa, sembrava. Ignazio La Russa. Sì, un mix tra MacGyver e Ignazio La Russa. E entra e mi fa: Fra, mi senti? Sono cresciuto. Ho avuto lo sviluppo in 2 giorni. Sono cresciuto. Cioè, era convinto, capito? Io gli dico: Va bene, ascolta, fai una cosa, apri il gestione attività, perché il clownfish non si vede, no? Eh Non sì. si vede, lo puoi mettere in background. E apre gestione attività clownfish. E fa: Scusa, ma usi clownfish? No, Fra, ma che dici, oh? Ma ti sembra una voce da clown, tutta robotica, tutta... Era proprio anche clownfish impostato malissimo, perché aveva impostato il pitch male, quello lì, per aumentare per ingrandire la voce, l'aveva messo tipo solo enigmista. E era un mix tra MacGyver e Ignazio La Russa. Era assurdo. Ovviamente da quel Bellissimo. giorno non si è più presentato. Che è proprio Ah, sei diventato una bestia di Five. sicuro. Sicuro. Ah, questa whitelist gliela rimossa Franchino. LOL. Se vuole rientrare, fai la whitelist da capo. Altre VL strane? Quelle che mi rimangono più impresso? Ah, un'altra. Uno di quei tryharder proprio di quelli... Pff, proprio presente quelli... Fatto uno, fatto Altro che due, fatto uno, fatto 1010, due. Cioè... 1010 per 1080. Quelli proprio che... proprio quelli all'apice del tryhardismo, no? Sì. Entra in whitelist, fa la whitelist e mi chiede esplicitamente se sui campi droga vanno anche le unità K9. E io fa: Perché questa domanda? Gli fa: Scusa, ma perché questa domanda? Mi fa... Questo mi chiamava zio. Mi fa:
Era tipo una voce tutta maranzesca, no? Mi fa: zio, ma almeno così posso luttare pure i cani. Pure i cani. Cioè, lui entrava per sapere se sul campo vanno le unità K9 per luttare il cane. Cazzo, gli vuoi luttare al cane, croccantini? Cioè, lui voleva luttare il cane. Cioè, gli interessava luttare il cane. Ma si sa che i cani c'hanno l'MK2 addosso. Sì, voleva luttare anche il cane. E quando lui mi ha detto questa cosa, mi ha collegato una vecchia esperienza di dove stavo prima, mentre stavo aspettando un 707. Dove stavo aspettando un 707. Grazie Cristian, grazie mille dell'abbonamento, bello mio, bello intornato, 2 mesi. Grazie, bello, grazie, grazie, grazie. Mi fece ricordare questa cosa perché praticamente lui, non era lui, ero a aspettare un 707. Ciao Gila, buongiorno, onorevole. E, stavo aspettando questo 707 e lì c'era l'unità K9. Arriva la polizia con l'unità K9, fanno la retata al campo e stavo aspettando uno proprio di quelli proprio come questo. Testa piccolina, vestito come non so cosa. E a un certo punto spara al cane. Io mentre lo seguivo sentivo lui che in radio prima spara al poliziotto e fa fatto uno. Dopo fa fatto anche il cane. Cioè lui aveva comunicato in radio che aveva fatto il cane. E lui che cosa fa? Prende e va a luttare il cane. Cioè lui proprio va a luttare il E cane. cosa gli prende al cane? Perché il cane è comunque un poliziotto vero. Ok, un PG Sì, vero. Che si col mette il pad. pad quando magari va con qualcuno. E lui praticamente gli ha luttato la roba che aveva addosso. Cioè, capito? Lui aveva luttato, è proprio andato a luttare il cane. Il suo compito era luttare l'unità K9. Ieri è stato incredibile, ho riso per tipo 10 minuti di un tipo che entra in whitelist. Gli faccio la whitelist, mi fa un paio di domande. Dopodiché mi chiede: però senti, possiamo un attimo uscire dall'RP? Ti devo chiedere una cosa. Sto dicendo: Ma come uscire che dall'RP whitelist? cazzo vuol dire? In whitelist stai? Ha detto: ah no, no, sì, non lo sapevo. Credevo che dovessi volare Quelli. pure qua. Guarda Vabbè. quelli che ti chiedano, che ti fermano in città e ti dicono: scusa, ti posso fare una domanda fuori RP? Ecco, quelli per me sono dei mostri. Sono proprio degli abomini quelli, Madonna. Quelli Sì. lì sono veramente dei mostri, veramente, veramente dei mostri. No, No, ha luttato il cane. io mi sento quando fanno così, io mi sento proprio in difficoltà. L'altra volta andai a dare le mie dimissioni in polizia e c'era uno più alto in grado di me, ora non so chi sia, che mi chiese: vabbè, ma quali sono i motivi? Io gli spiegai i motivi RP e lui mi disse: no, vabbè, puoi uscire, spiegami i motivi fuori. Allora, che cazzo te ne frega a te? Beh, Continua a sì, è fare RP e normale, basta. cioè, vabbè. Comunque.